ci siamo conosciuti 5 anni fa e io lei. E tutti e due comunque avevamo questo sogno della cascina. Da bambini in campagna. Cascina. E io anche, nelle agenzie immobiliari, sempre a cercare la cascina, ovunque. Eravamo in ferie in Trentino, cercavamo un maso in Trentino per fare sempre un'attività simile. E tornando indietro non avevamo voglia assolutamente di tornare a casa. Mi ho detto, vabbè, dai, facciamo ancora 4 giorni in Langa. E siamo arrivati a Bossolasco, paese meraviglioso. Ci siamo poi innamorati. Sembrava un paesino della Svizzera da quanto era tenuto bene. Appena aperto il cancello, io e lei abbiamo avuto come un film. No, ce la siamo proprio immaginata così la casa. Era tutta intonacata. Tutta intonacata, messa male, il fienile era rotto e c'erano tante cose da fare, ecco. Però niente, comunque per noi la struttura era speciale, era bellissima. Eravamo talmente innamorati che non ci siamo resi conto che le finestre erano quelle ancora vecchissime, che non tenevano minimamente la temperatura. L'amore ti frega. Non sei obiettivo. No, no. Per niente. Fondamentalmente è una casa che ha un'energia veramente positiva. Ti fa subito stare bene, secondo me. Ma lo percepiscono anche i clienti. Appena entrano dal cancello, la prima cosa che dicono subito, ma tutti, questo è il paradiso. Ed è la cosa che abbiamo provato noi quando siamo entrati dal cancello. Cioè entrare qui e dire, wow, il paradiso. Far vivere il proprio sogno, no? L'avere il coraggio di cambiare e fare quello che ti piace nella vita o di quello che tu hai sognato. Invece dire no, io mando la mia vita e me la vivo come voglio. Cioè, mollare tutto, molli tutto e cambi completamente. E non è un fattore economico. Il tuo sogno è più forte della tua zona di comfort in questo caso. Fortunatamente noi non siamo delle persone che vivono volentieri in una zona di comfort. Per i primi 3 anni ci hanno visto solo vestiti sporchi, cioè pieni di calce, polvere. E io levavo con il martelletto l'intorno, con lei con punta e mazzetta puliva in mezzo alle pietre. A 3 anni abbiamo fatto tutto. L'arredamento, ma anche l'appendiabili abbiamo fatto io e lei. Abbiamo dormito il primo inverno, che c'erano meno 10, meno 15 gradi fuori, senza le finestre, senza acqua calda, senza riscaldamento, con un materasso per terra e i cani. E la vicina di casa ci chiamava e ci invitava a prendere il caffè caldo. E noi quando andavamo poi stavamo male perché c'era una congestione perché eravamo abituati a mangiare a meno 4. Lei a volte si svegliava alle 4 di mattina, no? Alle 3 di mattina. Ho avuto un'idea. Boh, voilà, finita, scendi giù, vai in cucina, sigaretta, inizi a scrivere, a disegnare l'idea. Oppure ci vedevi le 4 di mattina con i mobili sulla schiena che giravamo per la cascina come dei pazzi al buio perché non era illuminata. Questo lo mettiamo qui, guarda come sta bene. No, forte. Tutto quello che noi abbiamo fatto è stato fatto per gusto nostro. Le camere e la casa è venuta da sola come? E la casa con la C maiuscola, quello che voleva lo accettava, ma quello che non le piaceva ci ha messo i bastoni tra le ruote. Veramente. E non si è riusciti a farlo. Alcune cose non si è riusciti a fare perché lei non voleva. Sì. Cioè è un'entità veramente con un'anima questa casa. Ti ricordi quando volevamo fare la scala rossa? Continuavo sì. A comprare vernice rossa e continuava a caderci. E si rovesciava. Non siamo mai riusciti a fare la scala. A un certo punto mi ha detto, mi sa che non le piace tanto la scala rossa. L'idea della scala rossa non piace la casa, vabbè. Non la abbiamo deciso di fare un'altra maniera, è andata subito, tutto perfetto. Tutto bellissimo, ma tante volte è successo. Sì. Tantissimo. E qua invece secondo noi è un posto proprio da pensiero, no? Qua credo che una forza che ha questo posto è proprio quella che le persone riescono a non avere rumore, non solo acustico ma anche proprio di visione, di energia, no? Qua veramente ritrovi il tuo essere, il tuo io.
mi rendo conto che qua abbiamo fatto un posto che può anche essere artistico, ma non l'abbiamo fatto con l'idea dell'arte, l'abbiamo fatto con l'idea di fare una cosa bella per noi. Questo bello piace e va benissimo. Ed è la tua storia. È come quando scrivi un libro, che sai che qualcuno lo legge, ma qualcuno sta leggendo il tuo libro e quella storia diventa anche un po' sua. Donare proprio questa cosa, questo ritrovarti. Cioè, per noi la vita deve essere un gioco, deve essere sogno, deve essere libertà, deve essere energia positiva, non so, boh. Deve piacerti vivere, se no perché vivi? È veramente un lavoro duro e... senza la certezza del nulla. Perché può venire una grandinata e ciao. Il grande detto sempre del mio vicino di casa, che per me è un... è un oracolo. Sì, è un oracolo. Che in langa vivi sperando. Se si infiori, si apre, non il sole, ma proprio il pistillo, la luce brucia la punta del pistillo e ti rimane di una qualità inferiore. Perché poi in realtà lo puoi raccogliere fino a ottobre, novembre, lo puoi raccogliere fino alle 8, 8 e mezza di mattina. Per cui ti alzi prestissimo, vai nei campi e inizi a raccogliere lo zafferano. Torni a casa, si fanno le colazioni. Mi cambio, mi lavo, lei nel frattempo già sta facendo già le cose, boom, sta la colazione con i clienti. Buongiorno, tutto dormito bellissimo. Bene? È e tu tutto molto bello. Poi si finiscono le colazioni, si inizia a mondare lo zafferano. Ti metti dietro un tavolo e inizia a pulirlo. A levare i petali dal fiore e prendi il pistillo praticamente. Poi se arriva qualche cliente nuovo, lo accogli, ti lavi, ti pulisci, lo accogli, gli dai la fai vedere la camera, di benvenuto, benvenuto, fai due chiacchiere che sono sempre più o meno un'ora e mezza, due ore, esatto. Perché ti tengono lì a chiacchierare, sì. E l'altro nel frattempo continua a pulire i pistilli, poi l'altro scende e continua a pulire i pistilli e arriva a mezzanotte. Il giorno che abbiamo acceso le luci per la prima volta, ma siamo commossi, mi commuovo ancora adesso se ci penso. Vederla illuminata e ho pensato, la prima cosa che ho pensato è stata: adesso guarda com'è felice la casa, perché è tornata nel 1840, nuova, pulita. E amiamo proprio tanto questo posto, proprio tanto. Io almeno, io visceralmente, cioè lo sento come se fossi tornato a casa. Cioè la mia anima qua in pace.